Allora, è iniziato tutto quando da piccolo ho iniziato con i kart, a correre con i kart nella vita reale, successivamente ho fatto campionati, poi fino a quando ho scoperto il GT Academy che offriva la possibilità di portare un videogiocatore di Gran Turismo alla realtà. Da lì avevo ancora meno di 18 anni, quindi non potevo avanzare alle fasi successive. Così continuai sempre con i videogiochi perché ho scoperto che potevano offrire possibilità per continuare a poter passare dalla virtuale alla realtà. Da lì ho continuato sempre a correre con i kart, anche con Gran Turismo, fino ad arrivare ad oggi al FIA GT Championship. Immagino che il tuo sogno sia quello di un giorno poter pilotare una macchina vera. Sì, quello è il mio più grande obiettivo che ho sin da piccolo, quindi ci proverò sempre. Senti, tu sei anche un pilota ufficiale della Williams, no? Giusto? Cioè sei sotto contratto con la Williams e è come se fossi un pilota vero ma di eSports, giusto? Diciamo di sì, però ovviamente ci sono delle grandi differenze. È comunque un gran onore far parte di un team di questo calibro e di così tanta storia. Speriamo di proseguire sempre così, procedere nel mio percorso verso la realtà.